Cari amici telespettatori, benvenuti alla rubrica medica di Irpinia Sannio TV, il medico risponde. È qui in studio con noi il dottore Giovanni Vuotto, benvenuto. Grazie. Lo ricordiamo che il dottore Vuotto è primario ospedaliero ed è vicepresidente provinciale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donazione degli Organi. Quest'oggi parliamo di celiachia, una malattia molto diffusa. Che cos'è la celiachia? La celiachia, dal greco coelia, cavità, è un'intolleranza permanente alla gliadina. Che cos'è la gliadina? È la componente alcol solubile del glutine, un insieme di proteine contenute nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel farro e nel camut. Sembra che l'avena possa essere tollerata sia pure in piccole quantità dalla maggior parte dei soggetti celiaci. Pertanto, tutti gli alimenti derivati dai suddetti cereali o contenenti glutine in seguito a contaminazione devono essere considerati tossici per i pazienti celiaci. Come insorge questa intolleranza? Sebbene non abbia una trasmissione genetica mendeliana, la celiachia è caratterizzata da un certo grado di familiarità, dovuta sia ai geni del complesso maggiore di istocompatibilità, sia ad altri geni non ancora identificati. Se un soggetto celiaco assume del glutine, cosa succede? L'intolleranza al glutine causa gravi lesioni alla mucosa dell'intestino tenue, che regrediscono eliminando il glutine dalla dieta. La reversibilità della patologia è strettamente legata alla non assunzione da parte del soggetto celiaco di alimenti contenenti glutine o comunque da esso contaminato. Si può guarire dalla celiachia? La celiachia non guarisce. Il soggetto celiaco rimarrà tale per tutta la sua vita. L'unica cura consiste nell'adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine. Questi studi hanno dimostrato che la celiachia è un'intolleranza frequente che colpisce non solo i bambini, ma anche gli adulti. Chi ha scoperto questo tipo di intolleranza? Questo tipo di intolleranza è stato scoperto per caso da un pediatra olandese, Karel Dick, che intuì il ruolo causale del glutine. Come fece a intuirlo? Questo studioso osservò che i suoi pazienti erano migliorati durante il periodo bellico quando erano costretti a nutrirsi con una dieta a base di patate, ma che le condizioni di salute erano nuovamente peggiorate al termine del conflitto, quando essi avevano ripreso a consumare pane ed altri alimenti contenenti glutine. Esistono due forme di celiachia, una precoce ed una tardiva. Esattamente. Quindi la celiachia può essere precoce o tardiva. Quella precoce dà un'enteropatia tipica, una diagnosi precoce appunto, basta una breve esposizione al glutine, e un basso rischio per le patologie autoimmuni. Quella tardiva dà un'enteropatia silente, una diagnosi ritardata o addirittura una non diagnosi, prolungata esposizione al glutine proprio per la mancata diagnosi, e elevato rischio di patologie autoimmuni, che possiamo vedere con l'aiuto della nostra slide. Vedete, un celiaco può andare incontro a diabete, tiroidite, atassia o alopecia. La celiachia non è un'intolleranza rara e può riguardare sia gli adulti che i bambini. Per molto tempo la celiachia è stata considerata un'intolleranza rara e di interesse quasi esclusivamente pediatrico. In realtà non è così. In Europa la prevalenza della celiachia nei bambini è intorno all'1%, mentre quella degli adulti varia dal 2 allo 0,2%. Come potete vedere in questa slide, nella parte superiore, è molto più alta nei paesi anglosassoni e scandinavi rispetto al resto d'Europa.
Vediamo qual è l'incidenza della celiachia invece in Italia. L'incidenza della celiachia in Italia, secondo dati pubblicati dall'Associazione Italiana Celiachia, è la seguente: 1 su 150 nella popolazione italiana, che è di circa 60 milioni di abitanti, anche se la nostra slide parla ancora di 57 milioni. L'85% di questi pazienti è asintomatico, cioè non è diagnosticata. Come vediamo sempre in questa slide, sono leggermente più interessate le donne degli uomini. Una percentuale altissima di celiachia non diagnosticata, asintomatica, dunque quasi sempre così è asintomatica la celiachia. Solo il 15% dei malati soffre di una celiachia sintomatica, il resto, quindi la grande maggioranza, soffre di una celiachia asintomatica e non diagnosticata, quello che è più importante. Quali Celiachia sono? non Sì, scusi. diagnosticata, appunto, sì, prego. Quali sono le cause di questa intolleranza? Le cause dell'intolleranza sono sia ambientali che genetiche. Vediamo allora quali sono i fattori ambientali e quali sono i fattori genetici. I fattori ambientali sono rappresentati dal glutine, cioè la componente proteica delle farine di frumento, orzo e segale. Mentre invece l'importanza dei fattori genetici nella patogenesi della celiachia è testimoniata da studi condotti su familiari di pazienti celiaci che hanno rilevato una prevalenza dell'intolleranza pari al 10% tra i familiari di primo grado e del 30% se si considerano soltanto fratelli e sorelle. Dunque, dottore, è molto importante eseguire il test di screening sui familiari di un paziente celiaco. Per ogni nuovo paziente celiaco diagnosticato è opportuno fare l'esecuzione, eseguire il test di screening sui familiari di primo grado che, indipendentemente da sesso, età e quadro clinico, hanno un rischio del 10% di essere a loro volta affetti da celiachia. Vediamo nella prossima slide la patogenesi di questa intolleranza alimentare. La patogenesi riguarda la mucosa intestinale, soprattutto del digiuno e dell'ileo. Vediamo nella fase pre-infiltrativa, la fase successiva quella infiltrativa, poi la fase iperplastica, la fase distruttiva e infine la fase atrofica. Come insorge la celiachia? Questa che vediamo insieme può essere una slide difficile, in realtà cerchiamo di semplificarla un poco, ecco questa qua. La patogenesi della celiachia è incentrata sul ruolo dei linfociti T. Chi sono i linfociti T? I linfociti sono dei globuli bianchi, abbiamo visto che i globuli bianchi si dividono in granulociti, linfociti e monociti. I linfociti a loro volta si distinguono in linfociti T e linfociti B. Sono interessati, nel caso della celiachia, i linfociti T. La gliadina, una volta attivata da un enzima che si chiama trasglutaminasi tissutale, si lega alle molecole HLA-DQ28 delle cellule presentanti l'antigene, attiva i linfociti TCD4 presenti sulla lamina propria della mucosa intestinale. Due parole su questa HLA. Abbiamo visto quando si fa il trapianto d'organo bisogna fare un esame che si chiama HLA. Sono degli antigeni che si trovano sui globuli bianchi, nel nostro caso sui linfociti. Sono un centinaio di antigeni, si dividono in gruppi HLA A, B, C e D. A sua volta l'HLA-D si distingue in DP, DQ e DR. Quelli che abbiamo visto sono HLA-DQ2 e 8, quindi questi sono degli antigeni presenti in tutti i celiaci. Ecco l'importanza della genetica nella malattia. Quindi chi è celiaco ha HLA-DQ2-8 e ha questi linfociti CD4 attivati, che sono praticamente i CD4 sono i linfociti helper, quelli adiuvanti, quelli che aiutano i nostri anticorpi a reagire contro le sostanze estranee. Questi
Questi linfociti attivati alterano la mucosa intestinale. Vediamo quindi che un soggetto che è celiaco, praticamente il suo organismo reagisce producendo alcuni anticorpi. Esattamente, questi anticorpi possono essere anticorpi antigliadina, antiendomisio e antitransglutaminasi. Quindi gli esami che si effettuano sono AGA, anticorpi antigliadina, EMA e anticorpi anti-TG, cioè antitransglutaminasi. Come vedete dalla slide, i più utilizzati sono proprio gli anticorpi antitransglutaminasi. Quindi quando sono presenti questi anticorpi, il soggetto è Vuol celiaco? dire che il soggetto è celiaco. Perché sono anticorpi che vengono prodotti appunto, sono glutine sensibile, proprio Sono perché. glutine sensibile, esattamente. Però non è chiaro se questi anticorpi sono responsabili del danno sulla mucosa o siano una conseguenza della patologia. Tutti questi anticorpi, abbiamo detto, sono glutine sensibile, scompaiono dal siero dei pazienti quando questi sono in dieta priva di glutine, quindi sono presenti solo durante la fase attiva della malattia. Vediamo dalla prossima slide, la mucosa intestinale normale e quella invece di un paziente celiaco. Vedete che la mucosa intestinale è molto diversa, quella normale da quella patologica. Il meccanismo patogenetico porta allo sviluppo di atrofia dei villi. I villi intestinali sono quelli che assorbono le sostanze utili all'organismo. Si ha addirittura una atrofia di questi villi intestinali, ipertrofia delle cripte, aumento del numero dei linfociti intraepiteliali. Queste lesioni colpiscono inizialmente il duodeno e il digiuno per poi diffondersi all'ileo. Voi ricordate che l'intestino nostro è diviso in intestino grosso e intestino piccolo. Il piccolo intestino si distingue in duodeno, digiuno ed ileo. Tutto il piccolo intestino è interessato dalla celiachia. Quindi si ha una riduzione dei nutrienti presenti nel lume intestinale, un malassorbimento. La superficie che assorbe le sostanze utili all'organismo si riduce notevolmente e quindi si instaura un malassorbimento. Il soggetto celiaco, il primo segno, quello più importante, è il malassorbimento. Questo malassorbimento è tanto più grave quanto più estese sono le lesioni lungo l'intestino tenue, duodeno, digiuno ed ileo, appunto. Oltre al malassorbimento possono manifestarsi anche altre, appunto, manifestazioni cliniche. La celiachia può presentarsi con un ampio spettro di manifestazioni cliniche che vanno da segni e sintomi di un franco malassorbimento a quadri più subdoli e sfumati. Possiamo avere anemia iposideremica, cioè con poco ferro, iposideremia, poco ferro, ipocolesterolemia, osteoporosi, diarrea, ipotrofia muscolare, dimagrimento fino alla cachessia. Si parla di malattia celiaca maggiore, che cos'è? Malattia celiaca può essere maggiore o minore. Quella maggiore in presenza di sintomi tipici del grave malassorbimento, cioè diarrea, steatorrea, steatorrea è la presenza di grassi nelle feci e marcata perdita di peso. Poi c'è quella minore e quella silente. La celiachia minore si ha in caso di sintomi minori e anche extraintestinali, come abbiamo visto anemia, osteoporosi, lesioni tipiche cutanee, infertilità, aborti spontanei, eccetera. Ma esiste anche una celiachia silente per quei pazienti non diagnosticati, si verifica di solito tra i familiari che non presentano alcun sintomo. Anche nella slide vedete questa piramide, l'iceberg della celiachia. La parte superiore è solo la celiachia evidente, con lesioni evidenti, ma c'è una parte ben più estesa che riguarda la celiachia silente e quella latente. Ecco, anche qua sta sottolineato che i soggetti celiaci hanno antigeni specifici del sistema HLA, in particolare HLA, DQ2 e DQ8.
Come si effettua la diagnosi? La diagnosi si fa con la gastroscopia, quella tipica, perché la gastroscopia mette in evidenza le alterazioni a livello dell'intestino. Si fa una biopsia sia nel duodeno o nelle altre parti dell'intestino interessato e si ricercano gli anticorpi specifici, che sono, come abbiamo visto, gli anticorpi anti-gliadina, anti-endomisio e anti-transglutaminasi. Questi ultimi anti-transglutaminasi sono i più utilizzati perché è anche più semplice da effettuare. A cosa serve la biopsia duodenale? La biopsia duodenale serve per dimostrare le lesioni istologiche caratteristiche, cioè l'atrofia dei villi intestinali, l'ipertrofia delle cripte e l'aumento dei linfociti intraepiteliali. È importante non sottoporre il paziente a una dieta agglutinata, ossia senza glutine, prima di effettuare la diagnosi. Perché? È importante perché se noi facciamo prima la dieta e poi gli esami di laboratorio, questi esami possono risultare negativi. Gli esami sono glutine dipendenti, cioè questi anticorpi scompaiono una volta che il paziente ha eliminato il glutine dalla dieta. Quando si pensa che un paziente sia celiaco, bisogna eseguire prima la biopsia duodenale e bisogna ricercare gli anticorpi specifici. Quando il paziente sta ancora mangiando il glutine, far iniziare la dieta agglutinata prima di aver eseguito questi accertamenti complica l'iter diagnostico. Non diventa infatti più possibile capire se gli accertamenti sono negativi perché il paziente non ha l'intolleranza o perché la dieta agglutinata ha risolto le lesioni. Che cos'è, dottore, il SAGE? È una sigla che prende in considerazione i sintomi, gli anticorpi, la genetica e l'endoscopia istologia. Nella celiachia conclamata abbiamo una sindrome da malassorbimento, la presenza di anticorpi in misura 10 volte superiore ai valori normali e poi la presenza di depositi anti-endomisio, anti-gliadina e anti-glutaminasi a livello intestinale. Nella celiachia minore i sintomi rilevati possono anche essere altri come diabete mellito tipo 1, familiarità di primo grado, gli anticorpi positivi però in maniera inferiore a 10 volte i valori normali. Nel sistema HLA vi è la presenza dell'eterodimero completo DQ2 e DQ8 e poi abbiamo la presenza di depositi a livello intestinale in piccola quantità. Infine, nella celiachia latente non vi è sintomatologia, tutti gli anticorpi sono negativi e non vi è alterazione del sistema HLA. Quali possono essere invece le complicanze? Le complicanze possono interessare, le complicanze della celiachia naturalmente di cui stiamo parlando oggi, possono interessare quasi tutti gli organi ed apparati, ad esempio la cute. Si può avere dermatite herpetiforme, afte e stomatite. Quando interessa l'apparato, il fegato, si hanno epatiti o colangiti. Si può avere anemia, cioè diminuzione del numero dei globuli rossi e in particolare dell'emoglobina. Può interessare l'osso con osteoporosi, addirittura fratture spontanee o artriti. Se interessa il sistema nervoso centrale si ha atassia, sequestri, depressione. Se interessa il cuore si hanno carditi o cardiomiopatie, anche disturbi della conduzione elettrica, quindi fibrillazione atriale. La malattia celiaca abbiamo visto che è caratterizzata dall'atrofia dei villi. Questa atrofia dei villi determina malnutrizione o ileoplasie. E poi può interessare addirittura, questo è molto importante, l'apparato riproduttivo. La celiachia può determinare aborto, infertilità, pubertà ritardata. Anche, insomma, una serie di complicanze dunque.
una serie di complicanze importanti. Se poi l'esposizione al glutine è prolungata, si può, o per una dieta poco accorta, allora si possono avere altre complicanze, addirittura il linfoma intestinale, la digiuno ileite ulcerativa, e quindi si parla di malattia celiaca refrattaria. Queste complicanze sono responsabili del fatto che la mortalità dei celiaci diagnosticati in età adulta è praticamente raddoppiata rispetto alla popolazione generale. Dunque, in alcuni casi diciamo che il paziente può ritrovarsi già con queste complicanze senza che gli sia stata diagnosticata la celiachia. Esattamente, ecco l'importanza di una diagnosi quanto più precoce possibile. Come dicevi te, queste complicanze vanno sempre sospettate quando pazienti celiaci noti manifestano una inspiegata ed improvvisa recrudescenza della sintomatologia. A volte però la storia clinica del paziente può esordire direttamente con queste condizioni, senza cioè che la malattia di base fosse mai stata sospettata in precedenza. Quindi può essere veramente che un soggetto, anche il dottore, non sospetti minimamente di essere celiaco o di... giusto? Esattamente, Quindi è consigliabile comunque farli magari gli consigliabile, accertamenti, gli abbiamo visto, esami? fare questi accertamenti in tutti i familiari di pazienti celiaci o per il semplice sospetto di una celiachia. Un tempo era un esame costoso e si faceva con più difficoltà, oggi è un esame quasi di routine e quindi va fatto sempre, ripeto, quando si sospetta una patologia da celiachia. Per fortuna comunque le complicanze sono piuttosto rare. Sì, le complicanze alla celiachia per fortuna sono rare perché la medicina ha fatto dei passi da gigante e quindi uno con delle semplici analisi di laboratorio o semplicemente con la biopsia a livello intestinale può diagnosticare la malattia e quindi correggerla. Al momento la malattia è come si cura solo con una dieta senza glutine. Quali sintomi si possono correlare alla celiachia? Complicanze della celiachia l'avevamo viste che sono rare, però nella stragrande maggioranza dei diete si curano con la nella stragrande maggioranza dei casi si curano con la dieta. Quindi la dieta priva di glutine protegge dall'insorgenza delle complicanze. La mortalità dei celiaci diagnosticati in età pediatrica e che seguono una rigorosa dieta priva di glutine è analoga a quella della popolazione generale. Veniamo ora dunque ai sintomi che si possono correlare alla presenza di questa intolleranza alimentare. È necessario escludere la celiachia in tutti i casi dove si presentano sintomi che è possibile correlare alla patologia. Questi comprendono sindrome da intestino irritabile, infezioni virali, batteriche e parassitarie, sindromi da malassorbimento, allergia alle proteine del latte vaccino, alle uova, al riso o al pollo, enteropatia autoimmune, linfoma intestinale a cellule T. Quando ci sono queste patologie è sempre utile fare le indagini per la celiachia. La celiachia presenta anche dei risvolti psicologici, soprattutto nei ragazzi adolescenti, in quanto non si possono mangiare le cose che mangiano tutti, i compagni di scuola anche. Però la nostra slide dice sono celiaco, non malato, è molto bella questa qua. I risvolti più evidenti sono legati alla necessità di mantenere la dieta senza glutine. Tra gli adolescenti determina una sensazione di diversità per il fatto di non poter fare le stesse cose che fanno gli altri. In molti casi, in aggiunta ad una reazione sul dato alimentare, vi sono disturbi psichiatrici indipendenti, come nevrosi e psicosi. Allo Qual è il trattamento della celiachia? stato attuale la dieta senza glutine è l'unica terapia, ma si stanno studiando anche altre strategie terapeutiche. La dieta priva di glutine deve essere molto rigorosa, poiché bastano minime quantità di glutine per impedire il miglioramento istologico.
e deve essere seguita scrupolosamente per tutta la vita. È necessario eliminare dalla dieta non solo gli alimenti contenenti grano e derivati, ma anche quelli contenenti orzo, segale. Il danno derivato dall'avena è ancora in fase di studio. Inizialmente può risultare difficile attenersi ad una rigorosa dieta agglutinata perché il glutine può essere contenuto in vari alimenti della dieta normale. La farina di grano è uno dei più comuni eccipienti presenti in diversi prodotti alimentari. Dopo la diagnosi, dottore, è importante fare dei controlli periodici dal gastroenterologo. Esattamente, una volta effettuata la diagnosi, è importante che il paziente celiaco si rivolga a un gastroenterologo per una visita di controllo almeno una volta all'anno. La visita medica, il colloquio col dietologo, la ricerca degli anticorpi specifici per celiachia permetteranno al medico di valutare le condizioni del paziente. Importantissime sono esami di laboratorio di routine come l'emocromo, la sideremia, la ferritina che è il ferro di deposito, il dosaggio del rame, il quadro proteico, cioè le proteine del nostro organismo, e gli elettroliti sierici, cioè sodio, potassio e cloro. Inoltre, i pazienti devono essere controllati anche per le possibili conseguenze di una dieta priva di glutine. Esattamente, quindi il cardine per il corretto trattamento, l'abbiamo visto, è l'aderenza a una dieta priva di glutine. Questo comporta però, la dieta priva di glutine, che i pazienti devono essere valutati per le conseguenze che può avere questo regime dietetico. Vanno valutati periodicamente per l'osteoporosi, la disfunzione della tiroide, le carenze di acido folico, vitamina B12 e anche altre vitamine liposolubili come la vitamina A, il ferro, che vanno obbligatoriamente trattati adeguatamente. Quindi i pazienti affetti da celiachia, che utilizzano la dieta priva di glutine, devono fare periodicamente queste indagini qua, perché se risultano anche lievemente alterati, devono integrare quindi la loro dieta con vitamine, ferro o altre sostanze alimentari. Veniamo ora dunque all'alimentazione per i celiaci e oggi ci sono in commercio tanti prodotti specifici per i pazienti che hanno appunto questa intolleranza alimentare. Sembra strano, ma ripetiamo, la celiachia si combatte con una dieta senza glutine. Il riso, il mais, il grano saraceno, il miglio, la soia, l'amaranto, la quinoa, in associazione con frutta, verdura, pesce, carne, formaggi, legumi, possono essere inseriti tranquillamente nell'alimentazione quotidiana del celiaco. Addirittura anche l'avena è in fase di sperimentazione. Sembra che il celiaco possa utilizzare anche l'avena. È utile sottolineare che una persona celiaca, a condizione di osservare una dieta corretta, può condurre una vita del tutto normale, tant'è che le tabelle dell'invalidità civile non considerano proprio patologia quella, la malattia celiaca non la considerano come una patologia. Quando un prodotto è considerato e definito senza glutine. Un prodotto è considerato senza glutine quando contiene meno di 20 parti per milione di questa sostanza. Quindi c'è veramente un quantitativo insignificante. Questa soglia oltre la quale il glutine diventa tossico. Quindi praticamente gli alimenti non devono avere glutine, perché 20 parti per milione è proprio un quantitativo insignificante. L'attuale legislazione europea, quindi non quella italiana, quella europea, sancisce questo limite per definire un prodotto senza glutine. È molto importante inoltre che gli alimenti con glutine non abbiano alcun contatto, ne nemmeno minimo, con gli alimenti per i celiaci. Quello che hai detto è estremamente importante. Basta un minimo contatto.
Per esempio, l'utilizzo delle stesse posate per rimestare la pasta in cottura, in pentole diverse, per far sì che un quantitativo di glutine passi da una parte all'altra. Quindi è da evitare anche rimescolare la pasta con lo stesso mestolo, la pasta dei celiaci e quella dei non celiaci, perché è chiaro che in una famiglia si ha una pentola diversa, uno cucina diversamente per il celiaco e per le altre persone della famiglia che celiaci non sono. Con una dieta rigorosa, dunque, la prognosi è favorevole. La prognosi è favorevole, chiaramente. Seguendo scrupolosamente la dieta senza glutine, si evita la comparsa di nuovi sintomi e si ha la remissione dei sintomi presenti. Vediamo dalla prossima slide la piramide alimentare ideale per il paziente celiaco. Vediamo che un celiaco può mangiare giornalmente olio di oliva, cereali e derivati privi di glutine, frutta, verdura, ortaggi, erbe, spezie, naturalmente si consiglia di fare l'attività fisica normale delle altre persone. Settimanalmente può mangiare la carne, gli zuccheri, pesce, pollame, uova, ma questo è del tutto indicativo perché uno può anche cambiare, l'importante è che non ci sia la glutine e può mangiare tutto. Non dimentichiamo la frutta e la verdura. Per concludere e per riassumere, quindi, dottore, cosa è importante sapere? La varietà di alimenti permessi, accanto ai prodotti specifici che l'industria mette a disposizione, permette di formulare per ogni età un'alimentazione equilibrata, varia e gustosa, adeguata alle diverse esigenze nutrizionali, sia per i bambini in fase di crescita, sia per gli adulti. Si può facilmente fare una dieta equilibrata con prodotti naturali senza glutine, come riso o polenta di mais al posto della pasta. Esistono in commercio tutta una serie di prodotti specifici senza glutine, pane, pasta, pizza, biscotti, eccetera. Le ASL di appartenenza riconoscono ai soggetti celiaci accertati tramite biopsia intestinale una quota di alimenti mensili che, secondo le più recenti disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, corrispondono al 35% del fabbisogno calorico. Dunque, diciamo che un paziente celiaco, un soggetto che ha questa intolleranza alimentare, può tranquillamente mangiare anche pane, pizza, pasta senza glutine. Senza glutine. E l'importante è seguire rigorosamente la dieta agglutinata per stare bene, vivere normalmente. Certamente, ricordiamo la vecchia slide, sono celiaco, non malato. Bene, ed ora passiamo, dottore, alle domande che arrivano da casa. Allora, mangiare di notte è vero che fa ingrassare? Le calorie sono sempre le stesse a qualunque ora della giornata vengono assunte. Quindi uno che mangia di notte e assume molte calorie, certamente che ingrassa. Se uno mangia di notte e assume poche calorie, non ingrassa. Se uno riesce a mangiare sempre allo stesso orario, è l'ideale. Sempre riguardo all'alimentazione, è vero che la frutta mangiata con la frutta fa più bene? La frutta mangiata? Con la frutta ho detto, con la buccia, mi Alla frutta con la scusi. Con buccia, la questa è la buccia, domanda. sì. Quasi tutte le vitamine, le sostanze nutritive della frutta sono contenute nella polpa, in verità subito sotto la buccia. La buccia serve per andare di corpo perché facilita un poco l'evacuazione, ma non contiene sostanze nutritive. Le sostanze nutritive sono contenute nella polpa, della frutta. Lo zucchero di canna invece è meglio di quello bianco? Lo zucchero scuro di canna è perfettamente uguale allo zucchero bianco di barbabietola da zucchero, quindi non esiste differenza. Tagliare i capelli, invece, passiamo a un altro argomento proprio. Aiuta a farli crescere di più forti e più belli? Assolutamente no. Tagliare i capelli sembra che il capello cresca più forte perché è più scuro quando comincia a crescere. In realtà non serve tagliare i capelli per rinforzarli, serve Quindi non è curarli nel vero. migliore dei modi, sì. Beh, altri sistemi che
che noi utilizziamo, tipo lavarli periodicamente, non troppo però, ci sta gente che si lava i capelli tutti i giorni, anche questo è dannoso ai capelli, quindi lavare i capelli, tenerli puliti, ma non certo rasarli a zero. Rasarli a zero può essere utile per altri, Per un nuovo look, ma per non, un look diverso, ma non esatto, per ma non per rinforzare. rinforzare i capelli. Bene, invece, dottore, è vero che il sesso del nascituro si può capire dalla forma del pancione? Allora, mamma mia diceva questa, quando la pancia è appuntita, allora il sesso del nascituro è femmina, quando è appiattito il sesso è maschio, oppure se la pancia è rivolta verso il basso è maschio, se è rivolta verso l'alto è femmina. Assolutamente no, non esiste un metodo dalla forma del pancione per vedere il sesso futuro. Chiaramente oggi con l'ecografia, già nei primi mesi di gravidanza, nelle prime settimane di gravidanza, si può sapere il sesso del nascituro. Ma io volevo ricordare una cosa molto bella di qualche anno fa, quando ero un giovane studente di medicina. Mi raccontava un ginecologo che indovinava il sesso del nascituro, indovinava in questo modo. Senza fare l'ecografia. Non esisteva ancora Ah, non l'ecografia a esisteva quei ancora, tempi, ok. esisteva ancora il fonendoscopio, lo stetoscopio, si metteva sulla pancia e si vedeva se il battito era regolare o meno, parlo di molti anni fa naturalmente. Allora, come faceva questo ginecologo? Dopo aver visitato la donna incinta, diceva, diagnosticava il sesso, diceva, Roberta, oggi 24 settembre 2012 ho visitato la signora Roberta e ho diagnosticato il sesso maschile. Come faceva, Sul quindi. suo quaderno scriveva, dice, signora, mo per ricordarci bene, io lo scrivo sul mio quaderno, scrivo, il sesso è maschio. Mo me lo scrivo qua sul quaderno scriveva, femmina. Allora, se il bimbo era maschio, tutto a posto, era nato un maschio, va bene. Se invece era femmina, allora quando la signora andava là diceva, dottore, mi avete previsto un maschio, invece è nata una femminuccia. E sono contento lo stesso, però voi avete sbagliato sesso. Diceva, non sbaglio mai, vediamo, me lo sono scritto. Andiamo a vedere, apre il quaderno e diceva, oggi 24 settembre 2012 ho visitato la signora Roberta e ho scritto femmina, vedete qua, controllate. Il sesso è femmina, l'ho scritto nel mio Quindi gli quaderno. piaceva Avete scherzare. sbagliato voi a capire, voi avete capito che era maschio, ma io vi ho detto che era femmina. Ecco, Simpatico. un modo per indovinare il sesso del È nascituro. bleffare. Era bleffare. Invece, dottore, stare molto davanti al computer danneggia la vista? Molti dicono così, in realtà non è così, basta riposarsi. Dopo essere stati molto tempo davanti al computer bisogna riposarsi. Se uno riposa la vista e anche il resto dell'organismo, chiaramente si riprende in poco tempo. Quindi stare molto vicino al computer non è consigliato, però non perché stanchi la vista, ma perché da altri problemi. Ecco, ogni cosa va fatta quando è possibile, nelle giuste dosi. Quindi anche il tempo che uno dedica al computer deve essere quello giusto, ma non che stanchi la vista. La vista ritorna normale dopo poche ore di riposo. Poi abbiamo una domanda da parte di un fumatore. È vero che fumare meno di 20 sigarette al giorno non fa male? Anche una sola sigaretta al giorno fa male. Il fumo fa male sempre. Quindi è meglio non giustificarsi, non trovare giustificazioni al proprio vizio. Chi fuma deve cercare di smettere di fumare, perché il fumo fa male a tutto. Ripeto, anche una sola sigaretta al giorno. Certamente fa meno male di 10 e meno male di 20, però fa male sempre. Esiste un antidoto contro, la puntura del calabrone? Il calabrone è un insetto che pungendo inietta una grossa quantità di veleno e quindi può dare addirittura reazioni allergiche molto gravi. Allora, è bene premunirsi, per uno che va in campagna, soprattutto un cittadino che va in campagna, bisogna premunirsi. In che modo? Innanzitutto essere vestiti bene, non scollati, non pantaloncini corti. Chi va in campagna deve portare i pantaloni lunghi.
e possibilmente la camicia lunga, non con le maniche corte. Questo perché? Perché se almeno il rischio di una puntura di insetto è minore, di una puntura di insetto, quindi non soltanto del calabrone. Ora, come si cura la puntura del calabrone? Con i farmaci a base di antistaminici e soprattutto cortisonici. Esiste da poco tempo in commercio una sostanza, una fiala di adrenalina che si può iniettare facilmente sottocute. Praticamente uno si porta appresso questa fiala di adrenalina, autoiniettore di adrenalina, e in caso di puntura del calabrone si può fare da solo questa puntura, ripeto, a base di adrenalina, e quindi prevenire gli effetti dannosi del calabrone. I più gravi sono appunto lo shock anafilattico. Invece adesso che arriviamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine dell'estate, c'è qualcuno che vuole sapere come salvare l'abbronzatura. Per conservare il più a lungo possibile l'abbronzatura, l'ideale è esporsi al sole almeno 3-4 ore a settimana. Naturalmente questo non sempre è possibile e vediamo cosa fare. Una dieta equilibrata. Una dieta equilibrata a base di frutta e verdura. Sembra strano, ma questa dieta protegge l'abbronzatura. Poi non usare l'aria condizionata. L'aria condizionata riduce gli effetti benefici dell'abbronzatura. Quali altre cose? Fare la doccia, per esempio, non stare molto tempo sotto la doccia, usare semmai degli oli naturali, quindi il sonno, le passeggiate, le giuste ore di sonno, le giuste ore dedicate alle passeggiate, sono tutte cose che possono conservare il più a lungo possibile l'abbronzatura. Ma se riusciamo a rimanere al sole per qualche ora a settimana, sicuramente durerà molti mesi l'abbronzatura che abbiamo effettuato in estate. Cosa sono invece i fanghi d'alga? Che cosa sono le alghe prima di tutto? Le alghe sono dei vegetali marini, dei vegetali marini che sono lunghi da pochi micron fino a molti metri. E la scienza che studia le alghe marine si chiama ficologia, dal greco ficos, algo, oppure anche algologia. E esistono oltre 25.000 specie di alghe, vedete? Le alghe. In Italia sono poco utilizzate, ma se noi andiamo in Giappone, un pranzo a base di alghe è la regola. Quindi esiste l'insalata di alghe oppure il sugo di alghe. Però pare che la domanda riguardasse i fanghi di I alghe. fanghi, I sì. fanghi di alghe contengono iodio e quindi sono utili soprattutto nel caso di reumatismi, artrosi. Sono particolarmente utili come creme nel caso di reumatismi in generale. Che cos'è, dottore, invece la piorrea? La piorrea è un'infezione delle gengive ed è la prima causa di perdita dei denti negli adulti. Dopo i 30 anni è la prima causa di perdita dei denti. Quindi la piorrea si cura con l'antibiotico, ma si possono usare anche dei farmaci staminali che sicuramente proteggono le nostre gengive. Un'altra domanda sul fumo. È vero che il fumo aumenta il rischio delle fratture? Il rischio aumenta il rischio di fratture perché stimola gli osteoclasti. Che cosa sono gli osteoclasti? Noi abbiamo gli osteoblasti e gli osteoclasti. Gli osteoblasti sono quelle cellule che aiutano la deposizione di sostanza ossea, mentre gli osteoclasti quelle che distruggono la sostanza ossea. Il fumo stimola gli osteoclasti, quindi predispone alle fratture, all'osteoporosi. Sicuramente sì, ebbene, uno degli effetti dannosi del fumo è proprio questo. Passiamo all'insonnia. L'insonnia è vero che è un problema che riguarda oltre la metà della popolazione? Che io sappia, l'insonnia riguarda il 26-27% delle donne e il 13-14% dei maschi, quindi metà mi sembra un po' Quindi no. esagerato. Comunque è una patologia, un'evenienza, non chiamiamola manco patologia, un'evenienza molto diffusa purtroppo, determina irritabilità, chi non dorme bene è nervoso, è aggressivo.
Che cos'è l'insonnia? Quando uno dorme, per esempio, si sveglia durante la notte, quindi esistono diversi tipi di insonnia. Se uno si sveglia durante la notte per un lungo periodo, per un breve periodo, se uno si addormenta tardi la sera, oppure se uno si sveglia presto al mattino, sono tutti esempi di insonnia, anche uno diverso dall'altra. Ma a noi interessa come fare Come si può curare, per infatti? curare l'insonnia. Innanzitutto cercare di addormentarsi sempre alla stessa ora, cercare di andare a letto abbastanza presto, non usare la sera nicotina, tabacco di poc'anzi, non usare nicotina, non usare alcol, quindi il tè, l'alcol, il caffè non sono consigliati la sera perché contengono la caffeina che è un poco stimolante. E invece sono come bibite sono da utilizzare il latte, la camomilla, l'acqua, sono sostanze da prendere la sera e poi cercare di stare il più sereni possibile perché quando uno è sereno e dorme meglio. Io dico sempre che chi dorme bene risolve metà dei suoi problemi perché purtroppo, come abbiamo visto, è una evenienza molto molto frequente. Avete sentito parlare di fase REM, no? Che cos'è la Sì, fase dei sì. sogni? Quando REM significa movimenti rapidi degli occhi. Quando questa fase qua è alterata, praticamente tutto il sonno è alterato. Ed ecco, cerchiamo di predisporci a un buon sonno. Allora, se io devo fare un piccolo sacrificio la sera e non devo bere il vino, lo faccio, così dormo meglio la notte. Bene, bene, dottore, un'ultima domanda. Ci può parlare dei benefici della fisioterapia? La fisioterapia un tempo si utilizzava solo dopo fratture per curare i soggetti che avevano subito una frattura. Ora si utilizza in tutti i campi, da quello dell'ortopedia al campo neurologico, che so io, anche per curare tante altre patologie del cuore, dei muscoli, della respirazione. Quindi la fisioterapia è una delle evenienze più frequenti, credo che dedicheremo un'intera trasmissione alla fisioterapia. La fisioterapia va fatta da persone esperte e sicuramente è molto utile. Diciamo brevemente, la magnetoterapia, per esempio, stimola, le ossa a creare nuove cellule, quindi in seguito a una frattura, ritardo di callo osseo, magnetoterapia. Che so, borsiti, gonfiore, per esempio, allora laser terapia. Oppure le tenebre, se avete sentito parlare di correnti, queste sono a maggioranza antalgiche, cioè calmano il dolore. Il 10 settembre scorso è stata la giornata mondiale della fisioterapia, per dire che la fisioterapia può essere utilizzata in molte patologie ed è estremamente utile. Bene, concludiamo qui questa puntata. Grazie dottore per essere stato ancora con noi. Grazie a voi. E a voi telespettatori ricordiamo che potete continuare a inviarci le vostre domande all'indirizzo email redazione@is-tv.it. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Medico Risponde. Grazie per averci seguito.